portale circoscrizione 1.altervista.org questa mattina approfondiamo il quesito referendario del 19 aprile 2009, dove su tale referendum troveremo: vuoi tu che l'ex fazione di Palese e Santo Spirito siano distaccate dal comune di Bari e siano erette al comune autonomo? L'approfondimento questa mattina la facciamo con il signor Saverio Di Liso e gli proponiamo questa seguente domanda. Lei è soddisfatto di come l'amministrazione comunale di Bari ha trattato i cittadini della prima circoscrizione in tutti questi anni? Il mio giudizio sulla amministrazione comunale di Bari è in generale positivo per quanto riguarda il sostegno dato ad alcuni quartieri periferici, alcuni quartieri come Catino, come San Pio, alcune situazioni di disagio, di degrado, nei confronti dei quali c'è stato un sostegno sicuramente di un certo rilievo, soprattutto per quanto riguarda le attività sociali. Però forse ciò che è mancato è stato un sostegno allo sviluppo del territorio. Il nostro territorio di Palese Santo Spirito è un territorio composito, non è fatto soltanto di questi quartieri con grande presenza di persone che tra l'altro contribuiscono, ma ci sono anche delle famiglie, delle situazioni di difficoltà, di povertà. È fatto anche di persone che lavorano sul territorio, che hanno bisogno anche di essere supportate dall'amministrazione. Io mi riferisco naturalmente al mondo dell'agricoltura, al mondo marittimo, in particolare quel porto che abbiamo a Santo Spirito, o al mondo marittimo appunto dei pescatori, ma anche soprattutto alla costa, che è diciamo una realtà che avrebbe bisogno veramente di essere valorizzata e incentivata. Senza contare poi la presenza di professionisti, di intellettuali, di giovani, di famiglie nuove, che naturalmente se lasciate a se stesse in alcuni casi potrebbero anche non accorgersi della presenza di un'amministrazione. Io sono del parere che una vera amministrazione deve essere vicina al territorio, deve spendersi per il territorio. Quindi gli amministratori devono essere sul campo, devono circolare tra la gente, conoscere problemi, risorse, prospettive, dare indicazioni e aiutare in maniera democratica e partecipata. La ringrazio. Allora, signor Saverio, la seconda domanda seguente è questa. Lei è favorevole al distacco da Bari? Sono favorevole, mi sono espresso favorevolmente in tutte le circostanze. Ho fatto parte della consigliatura circoscrizionale dal 99 al 2004 e ho votato in quella circostanza nel 2003, quando c'è stato appunto la presa d'atto e la delibera riguardante proprio la proposta del Comitato Insieme per l'Autonomia. Ho votato favorevolmente, con convinzione, e ho mantenuto coerentemente questa posizione, nonostante tutti i dubbi che potrebbero venire, le perplessità che spesso circolano in maniera più o meno esplicita. Io ho cercato di mantenere questa posizione per convinzione, ma non a cuor leggero, con cognizione di causa, studiando, confrontandomi con le persone che diciamo possono dare un contributo anche di tipo contabile, di tipo progettuale, di pianificazione, di conoscenza del territorio. Quindi sono addivenuto diciamo a una convinzione ragionata e ragionevole. Sono a favore del comune, dell'istituzione del comune autonomo di Palese e Santo Spirito con tutti gli altri quartieri. La ringrazio. Allora, la terza domanda è questa. Certamente dai discorsi appresi in precedenza sarà scontata questa domanda, comunque gliela svolgo lo stesso. Lei è convinto che tutto questo impegno è necessario per assicurare un futuro migliore ai suoi figli e ai suoi futuri nipoti? Sono convintissimo. Naturalmente è un impegno che deve coinvolgere tutta la cittadinanza. Io ricordo un testo di un economista locale, Gianfranco Viesti, che nel 1998 si chiedeva come mai Bari non avesse raggiunto dei livelli
di partecipazione collettiva alla vita pubblica, come per esempio accadeva in altre grandi città. E lui la risposta che dava era una risposta che faceva leva sull'aspetto culturale, perché è mancata una partecipazione, una identità collettiva, un sentimento unitario. Ecco, quello che io dico è che per dare ai nostri figli un comune autonomo che possa aiutarli anche a crescere, a vivere, occorre questo movimento di popolo, un movimento reale di identificazione, di partecipazione, di convincimento. In questa maniera i nostri figli saranno supportati dagli adulti, non verranno lasciati da soli, e noi ci prenderemo, diciamo, una rivincita su tante situazioni nelle quali forse siamo stati un po' passivi e un po' remissivi. Sono del parere che l'impegno degli adulti di oggi possa aiutare a far crescere i nostri figli e i giovani in una società partecipata, coinvolgente e coinvolta. Grazie. Allora, l'ultima domanda, se vogliamo: cosa ne pensano le persone che le frequenta quotidianamente, sia in famiglia che quando cammina per strada nella prima circoscrizione, di tutto questo lavoro che lei sta facendo e cerca di coinvolgere il più possibile molta gente? Io solitamente, diciamo, ho la volontà, la voglia, il desiderio di incontrare, di parlare con tutti, anche con coloro che manifestano delle perplessità, dei dubbi, e in molti casi ho parlato abbondantemente, perché è legittimo da parte di tutti interrogarsi, cioè certamente non si deve andare a votare in una maniera, diciamo, un po' superficiale, bisogna essere convinti. Una buona parte delle persone, grandissima parte delle persone che io incontro e con le quali condivido, diciamo, la vita quotidiana, cittadina, ma anche altre attività, sono favorevoli al comune autonomo. Naturalmente ci sono alcuni che presentano domande, obiezioni, richieste, alle quali cerco di dare una risposta, e di perplessità anche, che sono perplessità, diciamo, legate alla vita quotidiana. Io la risposta che do è questa: se consideriamo una simulazione di carattere collettivo sul piano economico, finanziario, non ci sono problemi, perché un comune di 20-25 mila abitanti contribuenti può benissimo sostenersi da sé. Quindi su questo, il problema è l'attività concreta dei trasporti, dei servizi alla persona, delle attività, delle risorse, ma quello dipende dalla partecipazione collettiva. Questa è la mia risposta, cioè le risposte alle domande di piccolo taglio dipendono da quello che uno vuole investire. Quindi io rilancio e dico a tutti coloro che obiettano o che hanno perplessità anche legittime, diciamo che abbiamo la possibilità di, come dire, dare una svolta, di partire, di assumerci fino in fondo questa responsabilità. Non verrà dal cielo, come è stato finora. La risposta alle nostre domande verrà dal nostro impegno. Quindi, in due battute, per concludere questa intervista, che proposta si sente di fare per invogliare la gente di Palese a essere positivi sull'autonomia? Io dico che su questa questione devono innanzitutto cercare di capire se e come hanno partecipato alla vita pubblica finora, e quindi se hanno partecipato poco, gran parte delle passività o delle inadeguatezze dipendono anche dalla scarsa partecipazione, perché la nostra classe politica, la rappresentanza politica, dipende in buona parte da quello che noi chiediamo loro, da come ci proponiamo noi nei loro confronti. Quindi quanto è stato fatto, questo dico, e quindi cerco di convincere a dare una maggiore partecipazione. Poi di guardar bene, appunto, coloro che possono collaborare a livello istituzionale come rappresentanza politica. Io sono convinto che il rappresentante politico non possa vivere di delega, non possa vivere in maniera autonoma la sua posizione nelle istituzioni, deve continuamente confrontarsi, essere supportato, essere criticato quando è necessario, e quindi cercare anche di cambiare eventualmente le proprie posizioni per il bene della cittadinanza. Quindi due cose chiedo, o comunque, diciamo, sulle quali insisto: primo, che ci sia partecipazione, sostegno, controllo dell'operato dei nostri rappresentanti,
perché la nostra rappresentanza deve essere autentica. Secondo, appunto, oltre al controllo e alla partecipazione della cittadinanza, devono essere dei rappresentanti in grado di continuare questo lavoro senza sentirsi depositari di un potere. Il potere di tutti, il potere sovrano, va condiviso e partecipato. La ringrazio. Troverà questa intervista sul portale circoscrizione1.altervista.org e le auguro una buona giornata. Grazie.